Siamo con Paolo Ramoni, responsabile dei Special Olympics Italia del canottaggio, oggi a Trieste per un evento organizzato dal Comitato Regionale della Federcanottaggio, la Canottieri Adria e Special Olympics. Come si è svolto, come si sta svolgendo questo evento? Allora, buongiorno, sì, questo è un evento organizzato in collaborazione tra Special Olympics Friuli Venezia Giulia e il Comitato Regionale della Federazione Italiana Canottaggio. Come a maggio c'è stato in Campania stesso tipo di evento organizzato da Special Olympics e Federazione Campania. Sta procedendo bene e noi, come te vedremo, abbiamo avuto ieri un po' di difficoltà ad arrivare a causa dell'intenso traffico. È una trasferta lontana, però l'accoglienza ormai da 4 anni è talmente calorosa, per cui partecipiamo molto volentieri, e così come anche la Canottieri Lazio stessa, che viene da Roma. E quali sono le tappe che sono previste per gli Special Olympics del canottaggio in Italia? Allora, con i diversi progetti, anche soprattutto quello della Federazione Italiana Canottaggio, Rowing Forever e Rowing for All dello scorso anno, si è ampliato il numero delle società che praticano canottaggio nell'ambito della disabilità intellettiva. Pertanto, aumentando il numero delle società, sono aumentati anche il numero degli eventi su tutto l'intero territorio nazionale, quindi da Palermo a Trieste, passando per le tappe fisse di San Miniato, Firenze, Sabaudia, e quest'anno, come dicevo prima, si è inserita anche i Play the Games giù a Lago Patria in Campania. Questo ovviamente è un lato positivo, perché è un segnale che sta aumentando il movimento. L'aspetto negativo è che, aumentando gli eventi, mette maggiormente in difficoltà le società, sia a livello organizzativo per poter partecipare a tutti gli eventi, e ovviamente anche a livello economico, perché spostarsi sull'intero territorio nazionale è anche dispendioso. Però, insomma, cerchiamo ogni anno di poter fare il meglio possibile partecipando a tutti gli eventi, sia quelli più vicini ma anche quelli più lontani. Le società, gli atleti, le famiglie, quali sono i rapporti, immagino molto stretti, tra queste tre entità, in particolare negli Special Olympics? Allora, ovviamente ogni società è strutturata in modo diverso, quindi ci sono società organizzate dove è ammessa la partecipazione dei familiari alle trasferte, altre società no. Ovviamente, per quanto per esempio riguarda la Tevereremo, senza il contributo delle famiglie sicuramente non potremmo partecipare a tutti gli eventi, ai tanti eventi che partecipiamo, e quindi posso dire, per quanto mi riguarda, che abbiamo come team Special Olympics alle spalle tanti soci che ci sostengono e sono orgogliosi di questa attività che facciamo, così come alla Canottieri Lazio. Quindi, come dire, è un motivo d'orgoglio per le società poter portare avanti questa attività. E questo gruppo di ragazzi, secondo te, che cosa pensano da questo tipo di trasferte, da questo tipo? Io vedo che quando vengono qui ragazzi di diverse società fanno subito amicizia, o ancora curano le amicizie degli anni passati. Secondo me l'aspetto più importante è che si unisce l'aspetto sportivo con altri tipi di aspetti, se vogliamo anche più importanti, quella, appunto, citavi tu, quello della socializzazione, cioè atleti che si rincontrano nel corso dell'anno, che comunque hanno vissuto esperienze precedenti insieme, come le trasferte all'estero che abbiamo fatto a Ghior in occasione degli europei di indoor rowing, a Boston, a Parigi, a Londra. Quindi è insomma, nella normalità, come in tutte le situazioni, quando ci si rincontra tra persone che hanno condiviso trasferte, momenti di tensione prima della gara, o comunque
momenti di gioia è sempre un piacere incontrarsi, ma vale per gli atleti, vale per i tecnici, vale per i dirigenti, cioè abbiamo in comune tutti quanti la passione per il canottaggio, questo sicuramente per uno sport, per il canottaggio, questo ci accomuna e questo ovviamente ci rende felici quando ormai da tanti anni, insomma, cominciamo alla Spezia questo percorso tanti anni fa, però è sempre un piacere rincontrarci appunto perché condividiamo questa stessa passione. Bene, in bocca al lupo e grazie. Grazie, grazie a voi e sarà comunque un successo.